Seconda edizione qui a Castel San Lorenzo del premio 9 maggio Orgoglio Castellese. La comunità premia le eccellenze del territorio. Un saluto al sindaco Giuseppe Sforza, alla commissione permanente, premio 9 maggio Orgoglio Castellese, e un saluto anche ai telespettatori di Voce di Strada che seguiranno l'evento tramite la nostra web quotidiana online. Bene, adesso lascio la parola al nostro primo cittadino Giuseppe Sforza per un saluto. Grazie, buongiorno, benvenuti a tutti in questa bella circostanza che oggi stiamo realizzando insieme. Un saluto a voi tutti, forte, speciale, particolare, agli amici che oggi vogliamo in qualche maniera ringraziare per la qualità del loro impegno nelle attività professionali a cui si sono dedicati. Al Pippeduto, sindaco di Pittsburgh, persona che ha avuto per questa nostra terra attenzione, è figlio di questa terra e verso questa terra ha avuto un momento di gratitudine e di riconoscenza, facendo avere omaggio con la bandiera di Pittsburgh alla nostra comunità. Un ringraziamento caro, affettuoso a un uomo di Castel San Lorenzo, un grande militare, il generale Antonio Masi, che segue la sua comunità con un affetto dire paterno e dire poco, è sempre presente in ogni momento in cui la sua comunità lo vuole affiancare. È una guida bella, pulita, sana, come lo sono tutti i militari che Castel San Lorenzo ha donato alle forze armate. E lui è interprete autentico di questo sentimento e di questa comunità. E quindi davvero grazie a questi nostri uomini per quello che hanno saputo fare. Devo salutare gli amici che hanno voluto accogliere l'invito ad essere qui oggi con noi, l'onorevole Enzo Maraio, presidente regionale della Campania, il presidente della comunità dei sindaci e sindaco di Valle dell'Angelo, l'amico Salvatore Iannuzzi, il presidente della comunità montana, la professoressa Termitano, il nostro dottore Angelo Rizzo, i sindaci di Controle, Ettore Poli, il vice sindaco di Benito, Carmine Casella, il sindaco di Piergine, Guglielmo Vaio, i consiglieri comunali Cosimo Salvatella e Michele Gallo del comune di Bertamina della Sirentina. Un saluto per l'affetto che è di Club, di Rocca d'Aspini, da Valle del Calore, ben diversa verso la comunità di Castel San Lorenzo partecipando oggi a questa bellissima iniziativa. Un saluto al nostro reverendo parroco, Don Domenico Sabelli, e agli amministratori di questo comune, che interpretano anche loro autenticamente ogni giorno il sentimento di impegno per realizzare al meglio la vita in questo nostro comune. Io devo esprimere un forte ringraziamento alla commissione permanente che abbiamo costituito per realizzare questo premio, composta da persone di grande qualità e di grande attenzione a quelli che sono i messaggi che il premio voleva raccogliere. Messaggi che ci provengono da un esempio a cui abbiamo voluto dedicare questo premio, che era il compianto cavaliere preceduto. Ringrazio il figlio Gian Tommaso che è voluto essere qui con noi oggi per partecipare a questo evento, sapendo interpretare appunto quella che era la missione di un premio nello scegliere i momenti migliori per la capacità di realizzarci nel mondo del lavoro, delle attività e della politica. Voglio anche in chiusura ricordare che l'incontro sulla comunità di Castel San Lorenzo su Pippeduto, questo punto è diventato consueto perché il sindaco di Pittsburgh ebbe a cura di mandare a noi una bandiera e il comune di Castel San Lorenzo con Gennaro Capo andò a far visita al sindaco di Pittsburgh congiungendo già prima l'incontro di queste due comunità. Quindi è un ulteriore percorso di incontro che fa Castel San Lorenzo con i suoi figli e per farsi conoscere all'esterno, per far vedere quanto è bello Castel San Lorenzo di cui siamo orgogliosi e quanto è bello la Valletta. Grazie al preside. Prego, preside. Buongiorno a voi tutti. Siamo alla seconda edizione di Premiamo le eccellenze.
L'anno scorso, come ricorderete, abbiamo premiato personaggi del mondo della medicina e del mondo dello spettacolo. Quest'anno la Commissione ha voluto cambiare ambito, anche per mostrare l'eclettismo del nostro paese, che annovera nei più vari ambiti grandi eccellenze, persone di altissimo livello. E si è rivolto quest'anno all'ambito militare e a quello politico. Per l'ambito militare abbiamo avuto l'imbarazzo di una scelta, perché vari sono i personaggi di Castello che hanno raggiunto l'apice della carriera militare. Abbiamo avuto premiare l'ultimo generale arrivato in casa Castello, il generale Antonio Manzi. Per quanto riguarda l'ambito politico, la Commissione è il sindaco, facendo seguito anche a quello che aveva fatto la vecchia amministrazione, ha fatto talmente le cose in grano. Siamo andati a prendere un personaggio in Pennsylvania, nella città di Pittsburgh, in America, ma che affonda le radici del nostro territorio. E d'altronde il cognome Peduto è un'etichetta, è un marchio di fabbrica tipicamente castellese. Generale Antonio Masi, che cosa rappresenta per lei ricevere un premio dalla sua comunità? Mi inorgoglisce tantissimo innanzitutto, e poi, così come ho detto prima, spero che per la nuova generazione sia un segno tangibile di come lottare per raggiungere gli obiettivi che si prefiggono nell'arco della vita. Certo, costano sacrifici, però se il compenso è questo, ben venga, e quindi sarà sicuramente, sono certo, di sprono a tutti gli altri. Mr. Bill Peduto, sindaco di Pittsburgh, what do you mean this prize for you? Means a lot. Il sindaco di Pittsburgh è contento di essere qui per conoscere le sue radici di origine. La sua famiglia è immigrata nel 1893 da Castel San Lorenzo per andare in America e fare fortuna. E oggi lui è qui a testimonianza per capire da dove proviene e la sua appartenenza di origine. Has a finish, but also has a future. Sono contento e ho accettato l'invito del sindaco dell'amministrazione comunale di Castel San Lorenzo per venire formalmente a fare un plauso alla commissione e all'idea di questa bella iniziativa. Mantenere il radicamento territoriale rispetto ai loro cittadini che hanno per famiglia, per esigenze di natura, hanno avuto l'opportunità di andare fuori, le esigenze di andare fuori dal proprio territorio e riportarli alle proprie radici. È un merito che va riconosciuto a questa amministrazione. E questo premio, che è dedicato al nostro cavaliere Luigi Peduto, quest'anno raggiunge la sua seconda edizione, si è tenuto in una cornice di interesse, di partecipazione di pubblico veramente entusiasmante, che ha gratificato i nostri due premiati, il sindaco di Pittsburgh, Bill Peduto, figlio di questa terra, il cui bisnonno lasciò per approdare negli Stati Uniti d'America, e il generale Antonio Masi, uomo delle istituzioni, uomo di grande valore, che è accompagnatore fedele della sua comunità, sempre presente, sempre partecipe, sempre pronto a offrire il suo spirito di sacrificio, che con davvero gratuità dona la sua comunità. È stata una bella giornata, un complimento per la scelta alla Commissione Permanente del Premio 9 Maggio, che ha saputo interpretare esattamente quello che voleva essere lo spirito di questa iniziativa, riconoscere nei nostri figli l'orgoglio di saper fare bene le cose, la capacità di noi castellesi di realizzare nelle attività dell'uomo in cui andiamo a impegnarci quel quid pluris che questa comunità sa offrire. E allora ci auguriamo di continuare così, siamo lieti di aver incontrato Bill Peduto e di averlo riportato in qualche maniera nella sua terra, siamo contenti di aver dato un segno di gratitudine a un uomo che è stato vicino a noi, che è il generale Antonio Masi. Spero che la Commissione Permanente continui con questa qualità e intensità a fare il suo lavoro, e voglio anche ringraziare tutti coloro che hanno voluto essere pronti e partecipi di questa nostra giornata, anche gli sponsor che ci hanno consentito di poter fare bene questa manifestazione.